Gloria a Dio, un buon pomeriggio a tutti quanti. No, non puoi fare una domanda. Questo non è ufficio collegamento. Non se ne fanno domande. Se vuoi fare delle domande, vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Prima guardi cosa c'è, poi se hai ancora domande, c'è il numero di telefono tedesco e italiano. Te li prendi, mi aggiungi e mi chiami e faremo tutto quello che dici tu. Qui non si fanno domande. Il sito è www.gesulalucedelmondo.it, tutto unito. Ripeto, www. Gesù, la luce del mondo.it. Qui abbiamo chiuso di domande, di salire nella webcam, eh? C'è bisogno foto a metà busto, nome e cognome, se no sarete bloccati. La colpa di chi è? Dei fratelli, sorelle, amici che si sono comportate male e hanno fatto baccano, sono state un poco svergognate. E allora prendiamo dei provvedimenti. Qui solo si predica, si prega e basta. Gloria a Dio.
Mettilo in privato. Mettilo in privato il numero, non lo mettere qua, se no mi bloccano la live. Va bene? Adesso io ti metto qua il sito, basta che te lo copi, perché ci devi dare un'occhiata nel sito, perché c'è una cosa importante che devi leggere. Hai capito? Ti scrivo il sito qua. Allora, ti ho copiato il sito qua, te lo scrivi, lo metti in internet e entri là dentro e ti prendi il numero di telefono. Poi vai nella tua rubrica del telefono, lo metti questo numero, quello tedesco. Quello italiano te lo prendi pure, che mi puoi chiamare in privato quando sono senza connessione. Ma è importante che guardi il sito, perché c'è una cosa che è importante che la vedi, della massima importanza, l'ho messo proprio per te, va bene? Per te, per il tuo scopo che vuoi parlarmi, è proprio per te, guardalo tutto il sito. Poi mi scrivi, ci metti il nome Simone, Milito, ok? E io come finisco la live subito ti chiamo, va bene amore? Ok. Preparatevi una Bibbia, dato che sei nel sito, guarda che ci sono le Bibbie elettroniche con due facciate, sia da una parte italiano e tutte le lingue, da questa parte italiano e tutte le lingue, che puoi fare italiano, inglese, italiano, russo, italiano, francese, capito? E anche serve per i tuoi familiari, i tuoi amici, per insegnarsi a parlare altre lingue. Ti amo, anch'io ti amo, alleluia. Pietro, ti amo anch'io. Io vi amo a tutti, però mi dovete fare un favore, che chi non ha la foto deve mettere la foto, chi non ha il nome deve mettere il nome, chi non ha il cognome deve mettere il cognome, va bene? Per favore, ok? Adesso cercheremo un passo della parola di Dio e andremo in comunione. Abbiamo risolto. Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Salve, Abisolute, Napoli. Dio ti benedica. Se la foto non è buona, cambiala. Se c'hai due minuti, vai nel tuo profilo, metti la foto e il nome lo aggiusti, se non è tuo. Nome e cognome, quello vostro dovete mettere.
Pietro, buonasera Margherita. Allora, questa è una chiesa, Pietro. E siccome dei farabutti vengono con le foto scurate, nome senza nome, vengono con username, e siccome si comportano male, bestemmiano, danno difficoltà nella live e io non posso fare niente. Siccome c'ho una videocamera che registra tutto, se mettono il nome, cognome e fotografia, c'ho tutto e li denuncio. Hai capito perché? Dio vuole così, vuole ordine. Solo con il pensiero che loro sono con la foto, nome e cognome, non si comportano maleducati, si comportano ineducati. Hai capito? Hai capito, Pietro? Non serve per te che c'hai Pietro, eh? Amore, tu, io so che chi è una brava persona mi capisce. Ieri sono stato 3 ore a buttare persone fuori e bloccarle. E più ne buttavo, più ne venivano. Sembrava fatta apposta. Poi sono venuti i miei assistenti, io ho predicato e loro buttavano fuori le persone. Anzi, voi fate assistente tu, Pietro? Voi fate assistente? Te la senti? Te la senti di fare assistente? Gestore. Ok. Adesso ti faccio assistente. Se ti comporti bene, passa nell'altro profilo. Ecco. Sei già assistente. Devi bloccare le persone, non li devi silenziare. Blocca. Chi si comporta male, di qui a 10 minuti, chi c'ha la foto neutra, chi c'ha il nome neutro, bloccale. Lo sto dicendo. Chi vuole restare in queste live deve avere foto, metà busto, quando si vede la persona più o meno, nome e cognome. Chi è sprovvisto di foto, di nome e cognome verrà bloccato in 10 minuti da quando entrate. Gloria a Dio. Poi quando hai tempo vai a cambiarti il nome e la foto, perché se no viene un altro assistente e ti blocca te. E devi fare un altro profilo per entrare. Gloria a Dio. Ok. Vangelo di San Giovanni, capitolo 8. Gloria a Dio. Hai letto il mio sito? Bravo. Prenditi il numero di telefono, quello tedesco e quello italiano. Quello tedesco mi aggiungi WhatsApp, anche quello italiano, solo che quello italiano, quando io sono senza connessione, che chiudo, in caso d'urgente, puoi telefonare con quello italiano e non paghi tanto. Va bene, ma se telefoni con quello tedesco, prima arriva in Germania e poi ritorna qua. Paghi tu e pago io. Gloria a Dio. Bene,
un attimo solo che preparo un altro profilo. Gloria al Signore. Bene, abbiamo detto l'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, fra poco lo faremo leggere all'MP3. Pregheremo, ci metteremo più a nostro agio. Vi faccio sapere che in uno dei miei gruppi di profilo ho caricato un video dove dice che oggi e ieri è stato guarito una persona. Va bene, vedete uno spezzettino di video come il Signore si serve di me per aiutare le persone. Lo vedete. Cercate in tutti e tre i profili, nei video, e lo vedrete. Va bene? Andateci e lo vedrete. Così vi fate convinti. Aveva le vene tappate del cuore. Aveva male nelle gambe, nella schiena, nei piedi, sotto i piedi, dappertutto. Aveva l'ansia e depressione. Adesso sta migliorando. Se c'è ancora qualcosa, domani provvederemo ancora. Già nel video vi fate convinti di ciò che il Signore fa attraverso questo piccolo uomo, anzi vecchio uomo. Va bene. Se qualcuno ha bisogno, basta che andate nel mio sito, c'è il numero di telefono. Italiano e tedesco. Va bene? E mi chiamate. Gloria a Dio. Padre Santo, Dio d'amore, prima di ogni cosa ti vogliamo ringraziare per quello che tu hai fatto ieri, e hai fatto stamattina per questa persona che è stata aiutata. Grazie Signore per quello che farai ancora, ancora per questa signora che dice ciao zio, benedicelo. Scendi che è pronta la pastina. Sì, adesso scendo. Tienimela in caldo, senti che scendo. Padre, ti prego, benedici tutti quanti che sono nella live, benedici da più piccolo a più grande, Padre, e tutti quelli che hanno un bisogno grande, soprattutto di comprensione, di essere comprensibile che qui è la tua casa, è la tua gioia, il tuo amore, che tu predisponi per ognuno di noi che stiamo ascoltando, che stiamo vedendo cosa tu fai attraverso questo uomo che ti servi ogni giorno. Grazie Padre per la stima che posso avere di te e per l'amore che tu riversi in me e in tutto il mondo. Grazie Padre. Ti preghiamo per la tua parola in Giovanni 8, Signore, che lo faremo leggere al pastore nel sito, in MP3, e poi la leggeremo noi. Sicuramente tu ci darai qualcosa, man mano che la leggeremo, ci farai riaffiorare qualcosa dal pozzo dei desideri. Grazie, Padre.
ti ringrazio, ti lodo nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Allora, chi non ha una Bibbia, vada nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Lì trovate due Bibbie, una in MP3, quella che ascoltate adesso, e una a due facciate, che si traducono in italiano e in tutte le lingue, in italiano e in tutte le lingue. Va bene? E mentre siete lì, guardate un pochettino il sito, perché c'è una cosa importante per tutti. Ciao Margherita, Dio ti benedica, che dice amen, gloria a Dio. Quando sei disponibile mi fai un segno, va bene, se vuoi venire. Se hai tempo facciamo questo piccolo riassunto, e così c'hai tutto il tempo disponibile. Tieniti pronta, se desideri mi dici, va bene Angelo, d'accordo. Gloria a Dio, alleluia. Vangelo di San Giovanni, capitolo 8. Ed ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al monte degli Ulivi e sul fare del giorno tornò nel tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici? Or dicevan questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccar più. Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: Tu testimoni di te stesso e la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro: Quando anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché io so donde sono venuto e donde vado. Ma voi non sapete donde io vengo né dove io vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico alcuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non sono solo, ma sono io col Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Or son io a testimoniare di me stesso e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me. Onde gli dissero: Dov'è tuo Padre? Gesù rispose: Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole disse Gesù nel Tempio, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese, perché l'ora sua non era ancora avvenuta. Egli dunque disse loro di nuovo: Io me ne vado, e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano: Succiderai di forse, poiché diceva: Dove vado io, voi non potete venire. Ed egli diceva loro: Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò ho detto che morrete nei vostri peccati,
perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Allora gli domandarono, chi sei tu? Gesù rispose loro, sono per l'appunto quel che vo dicendovi. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro, quando avrete innalzato il figliolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo, e non fu nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è meco. Egli non mi ha lasciato solo perché fo del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero, noi siamo progeni di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno, come puoi tu dire voi diverrete liberi? Gesù rispose loro, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progeni di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho veduto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi risposero e gli dissero, il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro, se foste figlioli di Abramo fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che v'ho detta la verità che ho udita da Dio. Così non fece Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. Essi gli dissero, noi non siamo nati da fornicazione e abbiamo un solo Padre, il Dio. Gesù disse loro, se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io sono preceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio. I giudei risposero e gli dissero, non diciamo noi bene a dire che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù rispose, io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate, ma io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero, or vediamo bene che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti e tu dici se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi d'essere? Gesù rispose, se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio che voi dite d'essere vostro Dio e non l'avete conosciuto. Ma io lo conosco e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo vostro padre ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno e l'ha veduto e se ne è rallegrato. E i giudei gli dissero, tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre.
pietre per tirarle, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio. Gloria a Dio. È arrivata una telefonata e prima vi dovete prenotare o aspettare che finisco la live. Ok? Perché quando io ascolto la telefonata, la live cade. Per cadere la live ci deve essere un motivo. Va bene? Scrivete i vostri problemi dove mi avete aggiunto, che io quando finisco guardo ciò che avete scritto e vi chiamo subito. Gentilmente ve lo dico, perché i telefoni sono tutti impegnati. Mentre io accetto la telefonata c'è il rischio che cadiamo. Va bene, fra poco finiamo. Un'oretta finiamo e poi ci mettiamo in comunione con voi. D'accordo? Gloria a Dio. Buon pomeriggio, Fortunato, Dio ti benedica. Alleluia, Fortunato, spero che stai bene oggi, magari, e domani faremo ancora di più, Fortunato. Adesso ti faccio gestore, Fortunato, va bene? Così mi aiuti in tutte le live. Il Signore ti ha guarito e tu adesso aiuti me. Ecco. Se non lo sai fare, non ti preoccupare, poi ti spiego come si fa. Allora, innanzitutto passa nell'altra live, sia in Angelo Picone 5 che in Angelo Picone 8, così ti faccio subito gestore. E poi basta che ci clicchi due volte nella foto dove si comportano male, oppure che non hanno foto, che non hanno un nome, e li blocchi. Lo stanno sapendo che chi non ha la foto personale, chi non ha il nome, chi non ha il cognome, verrete bloccati. Perciò uscite, andate nel vostro profilo, in alto c'è una ruota, cliccate quella ruota e ci sono i comandi. È come Facebook, la stessa cosa. Vi dirige nei vostri documenti, immagini, prendete la foto e poi cambiate il nome e cognome. Ed è fatto. 3 minuti ci vuole uno che lo sa fare. Uno che non lo sa fare, magari ci mette 5. Ci avete tutto il giorno di tempo. Gloria a Dio. Alleluia. Mica Boutique, buon pomeriggio. Se per favore puoi aggiustare il nome, il cognome, è tuo quel nome, Mica Boutique? Se è tuo lo puoi lasciare, se non è il tuo lo cambi, perché quando preghiamo almeno ti arriva la preghiera, hai capito? Perché noi preghiamo e mandiamo energia, energia celeste, energia di Dio e di Gesù. Ecco perché in questa live la gente guariscono subito. No, non puoi salire, Mica. È vietato da lunedì scorso, è vietato entrare. Perché mi hanno ferito nell'orgoglio, nella personalità, certa gente. E le cose sono cambiate, molto cambiate. In queste live si fa soltanto, d'ora in poi, la predicazione fatta da me, oppure chi vuole salire mi chiama con WhatsApp, io lo metto qua il telefono, però mi dovete avvisare prima, dobbiamo parlare prima, la sera, oppure la mattina, oppure prima che partiamo con la live, che io mi organizzo.
Gloria al Signore. Bene, togliendo tutto questo malinteso, che avete capito che fra poco sarete tutti bloccati se non mettete la foto. Melina e Nino, mio cognato è morto, pace all'anima sua, Melina e Nina, Dio lo benedica, che la pace del Signore possa far prosperare tuo cognato lassù vicino a lui. Se tu sei rimasta traumatizzata, chiamami in privato che cancelleremo quel trauma. Va bene? Non ci dovete pensare più quando muore qualcuno, perché rischiate una malattia. Avete capito? Voi non lo sapete. Qui abbiamo un angelo. Quando stiamo traumatizzati, più di mezz'ora, guardate, 30 minuti, più di 30 minuti traumatizzati, si instaura nel nostro cervello un solco. E magari che poi ridete dopo i 30 minuti, siete già traumatizzati. Il trauma rimane per sempre. Perciò, quando muore qualcuno, quando avete un dispiacere, avete quel dispiacere, ma subito, all'istante. Pace all'anima sua, il Signore possa benedire. Pregate, basta. E poi sorridere, no, ma neanche traumatizzato, così, sincero. Ve lo dico nell'amore del Signore, perché io studio il cervello umano, studio la mente, studio i cuori, studio tutto il corpo umano. Avete capito? Prendetevi il consiglio mio. Ecco perché cadete malati. Vi viene l'ansia, la depressione, si tappano le vene del cuore, si tappano le vene di tutto il corpo e non funziona più niente. Vi viene la diabete, la prostata. Addirittura vi escono anche i testicoli. Avete capito? Questo perché? Perché non lo capite? Adesso ve l'ho spiegato, spero che lo capite. Gloria a Dio. Abbiamo fatto leggere dal pastore l'MP3 Giovanni 8. Adesso lo leggeremo noi, lo leggeremo con calma, io c'ho tempo. Ogni tanto mi fermo, guardo le live, se c'è qualche mosca, ci spruzzo lo spray, bloccaggio. Ciao! Givan, scrivi una frase, Givan, perché ti devo fare gestore in tutte le live. Scrivi una frase che ti faccio gestore in tutte le live, così mi aiuti. Tutti quelli che sono senza foto. Perfetto, vai nelle altre live e nel frattempo ti faccio gestore a tutte parti. Così mi aiuti. Ecco. Qui sei gestore, va bene? Passa nelle altre, così ti faccio subito in Angelo Picone 8 e in Angelo Picone commerciale. Passa dappertutto e modera tutto. Passaci subito nelle altre. Chi si trova senza foto a metà busto, chi si trova
senza nome o senza cognome, o nome abbreviati, bloccali. Meglio che uscite, perché fra poco vi bloccano. Questa è la Chiesa di Dio. E Gesù, quando entrò dentro il Tempio e vide capri, e caprette, colombi, cambia valute, dentro il Tempio disse: questa è la casa di mio padre e voi avete fatto un luogo di commercio. E voi qui vi dico che questa è la casa di Dio e non avete pietà, non avete neanche rigore, non avete neanche comprensione. E allora, adesso uso le cose forti, così lo capirete. Vi blocco dentro un profilo, dove siete ci sono ancora due profili, però non entrate subito perché sarete bloccati. Andate nel vostro profilo e vi cambiate nome, cognome e una foto a metà busto. Perché se entrate subito nell'altro profilo sarete bloccati in tutti e tre profili e non potrete entrare più, mai più. Dovete fare un altro profilo, triplo lavoro. Io che Bibbia c'ho? Una Bibbia. Se non compaiono le parole, li capisci lo stesso. Esempio, il pastore ha letto la vecchia Bibbia che c'era una volta, perché già è registrata da tanto tempo. Io ho la nuova Diodati. Se tu hai un'altra Bibbia, è uguale. Quando parlo, si capisce. Va bene? Ok. Andate, mettetevi subito, perché fra poco, vedete, di là sta bloccando a tutti il fratello. Perciò non vi fate bloccare, perché vi voglio bene. Io vi amo nell'amore del Signore. E guardate il video che ho messo oggi e così capirete se siete malati. C'è la possibilità che vi possa guarire il Signore attraverso Gesù e attraverso me. Chiamatemi. Il Signore, prima che ce ne tira, vuole lasciare no escrementi sulla terra, ma persone sane, guarite. No, io non guarisco, Simone. È il Signore che guarisce. Io prego, è il Signore li guarisce. Intendiamoci, da buon intenditore. Io prego e il Signore guarisce. Va bene? Se dico che guarisco io, chi sono io? Io sono una merda. Io sono l'ultimo uomo più fetente del mondo. L'estratto degli uomini sono io. Io prego umilmente, ci dico: Signore, c'è questa persona che si sente male. Sono 30 anni che sta male. E adesso c'è il tumore. C'ha le vene tappate del cuore. E lui si commuove e lo guarisce. Avete capito come funziona? Chiamate. Qui invece adesso facciamo un'idea. Amore mio, Margherita, ti voglio bene. Qui facciamo: vorrei avere i tuoi capelli. Vieni che te li do. Tanto ormai il Signore a me me li dà ugualmente. Me li taglio e te li do. Tanto adesso, vedi che stanno uscendo nuovi, li vedi? E questi qua stanno diventando neri. 15 centimetri di capello da bianco diventa nero. Come fa a diventare nero? Assurdo, vero? Questa è la vita che crede in Cristo Gesù. Si trasformano. Il cuoio capelluto proprio
che non c'era più vita, adesso escono i capelli. Li vedete? Li vedete? Fra qualche mese li vedete tutti neri, una bella moscagna, come quando avevo 20 anni, perché mi vuole portare a 20 anni, signore. Vuoi essere portato a 20 anni? Chiamami. Qui c'è la donna adultera. Gesù andò al Monte degli Ulivi all'alba, tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi li istruiva. Avete capito? Buon dì Margherita, c'è sempre, vedete, sì che c'è sempre Margherita. Si trova nell'altro profilo Margherita, in Angelo Picone 5. Hai capito, Valerio? Margherita si trova nel profilo Angelo Picone 5. Passa dall'altra parte. Io non ho religione io. Mio padre, buon'anima, e mia madre, quando sono nato, mi consegnò alla Chiesa Cattolica. Hai capito? Mi consegnò alla Chiesa Cattolica e sono cresciuto nella Chiesa Cattolica, ma io non ho religione. Quando ho capito che non è la religione che salva, ho rifiutato di appartenere alle religioni. Adesso io ho capito che chi salva è Dio e Gesù e dico non c'è una religione, perché è vano avere delle religioni quando il Cristo avrà anche misericordia di te. Sì, Alessandro, è vero. Grazie, Alessandro. Vedete, è chiaro. Se noi abbiamo capito che quando Gesù è venuto, quando l'hanno crocifisso e poi è ritornato, ha detto ai suoi apostoli: andate per il mondo e fate miei proseliti. È vero? Non ha detto andate e fate testimoni di Geova o cattolici. O Buddha, o la nuova legge, come si chiama? Legge? Oppure evangelici di Gesù, o evangelici protestanti? Non ha detto questo. Ha detto andate per il mondo, fate i miei proseliti. E è scritto qui, io non è che dico qualcosa di male, qualcuno mi sta accusando, dice, filosofo, stai calmo, è più calmo di così, anzi rallenta ancora. Ah, respiro un pochettino. Ah, ti piace così? Ah, vario. Ti piace così? Vedi che sono calmo adesso? E allora, stavo dando spiegazione a uno, dice che religione siete, evangelisti. No, leggiamo il Vangelo della Bibbia. È diverso. Noi leggiamo il Vangelo che si trova nella Bibbia. Invece i evangelisti leggono il Vangelo della Bibbia e si sono identificati evangelisti. Avete capito? È diverso. Invece io che ho capito
quello che ho capito, quel poco che ho capito, mi identifico a Dio e a Gesù, appartenente a Lui, solo a Lui. No ai cattolici, no ai evangelisti, no ai Buddha, no a qualsiasi religione che esista al mondo. Ciao Pietro, Dio ti benedica. Avete capito? Allora, quindi leggiamo il Vangelo. È vero? Vedi? Valerio dice che Dio vi aiuti e farà pulizia di tutta sta politica sporca che ci vuole come schiave, vero? Fate bene, bravo, così è la verità. Vedete? Allora io vi spiego, scusate che interrompo la parola, però noi abbiamo tempo, non vi preoccupate, se non la finiamo adesso, la finiamo dopo cena, non vi preoccupate. Vi spiego solo questo perché l'uomo avvisato è mezzo salvato. Quando voi appartenete a una religione, vedi Salvo Russo dice no alla sana dottrina. Salvo Russo, devo vedere la foto che hai perché se no ti bloccano. Devi cambiare la foto. Ti sto seguendo, Salvo Russo, ti sto seguendo, va bene? Allora, vai nel tuo profilo e cambia la foto e metti una tua, metà busto se è possibile, che ti vedo, vedi come sono io, ti fai una foto così, che ti vedo bene. Perché fra poco i miei gestori entreranno, sono tanti, 30 sono, ogni profilo ci sono 30 gestori. Appena vengono tutti, vi bloccano. Allora, se noi apparteniamo a una dottrina, Alessandro, prima mi devi dare possibilità di conoscerti. Vieni in WhatsApp, ne parliamo, ci conosciamo e perché no? Hai capito? Prima ci conosciamo. Parliamo un pochettino, mi fai capire chi sei, eh? Hai capito? Non posso fare a uno che non conosco gestore, potrebbe distruggere le mie live, è padrone di farlo, capisci? Non si dà possibilità di fare questo. Il Signore ci dà sapienza. Grazie fratello Giuseppe, Dio ti benedica, benvenuto. E allora noi siamo qui per capire che quando noi seguiamo una religione ci mettiamo contro un'altra. Invece io non sono di nessuno e sono amico di tutti. Guardate, io amo a tutti, vedete? Amo Alessandro, guarda. Dice ok, come si fa a metterti su WhatsApp? Semplice. Ti metto il mio sito scritto. Ecco cosa ho trovato su. Ti metto il mio sito scritto e tu vai nel mio sito e c'è tutto. Telefono e tutto c'è. Ecco. Ecco, perfetto. Hai visto? Te l'ho messo lì. Per chi sono negli altri profili, www.gesulalucedelmondo.it. Tutto unito. www.gesulalucedelmondo.it. Entrate là dentro, ci date una bella occhiata perché ci vuole tempo per guardarlo. Sono dal 1994 che metto materiale là dentro quel sito. Un solo link di là dentro equivale a migliaia di link di altre pagine. No, non si paga. Quando qualcuno si trova guarito, soddisfatto, dice
Voglio regalare un'offerta. Non serve per me. Serve per costruire le cliniche missionarie che devo costruire, una qui a Licata e una in Germania. Hai capito? Maledetti politici che stanno facendo distruggere questo mondo. È vero. Allora, Valerio, guarda che ti ho fatto gestore anche qui, va bene? Hai capito? Valerio, se lo sai fare, è gestore. Chi si trova senza foto personale come quella tua, senza nome e senza cognome, bloccala. Poi passa nelle altre live e ti faccio gestore anche nelle altre. Hai capito? Vendicati. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Avete capito il discorso delle religioni? Io vi amo a tutti. Buddha, cattolici, evangelisti, testimoni di Geova, a tutti vi amo. Non lo sai fare, niente paura. Quando sei a casa, il primo ragazzo che passa davanti a casa tua, ci dice, senti, 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 Gioia, insegnami come si fa in TikTok il gestore nella live e te lo insegna, va bene? Già io ti dico come si fa. Pressa due volte, tac tac, consecutivamente dentro una foto che non ha la sua immagine. Due volte. Hai capito? E poi in alto, clicca in alto e ti compare blocca oppure silenzia. Blocca. Se non lo sai fare, non ti preoccupare. Se compare la prima pagina, invece è aggiungi che c'è il mi segui e c'è che puoi scrivere. Va bene, però poi te lo spiego più semplice. Mi chiami in WhatsApp, vai nel mio sito che te lo spiego dal mio sito con il telefonino, ti faccio vedere bello, bello, bello. Va bene, ti voglio bene. Se qualcuno si trova in difficoltà di qualcosa, io cerco di aiutare anche a distanza. Sì. Valerio, fatti i fatti tuoi, se no ti blocco. Hai capito, Valerio? Se non lo sai fare, non fare niente, non passare a nessuno. Se no ti blocco. Gloria a Dio. Allora, abbiamo chiarito cosa vuol dire appartenere a una denominazione e la separazione dell'umanità. Come ben vedete, un cattolico non può stare vicino a un evangelico. Non può stare. Sapete perché? Non va d'accordo. E neanche un testimone di Geova non può stare vicino un cattolico oppure un evangelista, perché non vanno d'accordo. C'è una mentalità diversa. C'è una mentalità diversa. Allora, non avendo un accordo, uno se ne va per sinistra e uno per destra. E verso Dio chi ci va? Nessuno. Invece se tutti e due sono uniti e pensano Dio e Gesù, vanno direttamente tutti e due insieme verso Dio e verso Gesù. Se
Se ancora fai domande, ti blocco, Alessandro. Hai capito? Stati calmo, perché io non ho bisogno di denaro, di nessuno. Io, fra poco, sono in Germania che lavoro, 30 euro all'ora, privato, faccio il piastrellista e pensionato sono. Che ne devo fare dei soldi? Li devo bruciare. Non ho bisogno dell'elemosina di TikTok e manca l'elemosina di qualcuno che mi dice che mi manda dei soldi per me. Chi fa l'offerta serve solo per costruire le cliniche missionarie, quella qui a Licata e quella in Germania. Già ce n'è una piccolina a Grigento, sono dottori che operano chiropratica omeopatica. Fanno passare i dolori di tutto il corpo e quando c'è qualcosa del cervello vengono passate a me, che li metto davanti a Dio. Perciò fatevi passare i dolori da queste persone. Quando si tratta di psicologia mentale, che avete difficoltà a dormire, ansia, depressione, chiamate me. Va bene? Gloria a Dio, alleluia. E qui, come abbiamo detto, Gesù ammaestrava mentre si fermò. All'alba tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi li istruiva e li istruiva con delicatezza, con amore, con tranquillità, parlava a loro secondo maestà di nostro Padre, Dio Onnipotente. E nel terzo versetto dice: Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fatta stare in mezzo. Gli dissero, Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tale donne. Tu che ne pensi? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra e siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro, Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E si chinò di nuovo. Gesù si comportò educato, nonostante che Gesù riusciva a percepire la mente umana, già sapeva che cosa volevano questa gente, nonostante che già sapeva tutta la trama che questa gente cercavano di fare contro di lui, lui non perse l'educazione, si comportò secondo maestà, secondo Dio. Calmo, tranquillo, loro parlavano, lui ascoltava e si chinava, faceva finta che scriveva con il dito per terra, faceva dei segni. Questo per farli calmare. Ma loro invece di calmarsi si irritavano. E che dici? Dice, Rabbi, che dici? Questa donna è stata trovata in adulterio, la legge di Mosè dichiara che bisogna lapidare certe donne che si trovano così. E siccome Gesù già
percepiva ciò che c'era di marcio in quelle persone, alzò gli occhi e disse: chi di voi si sente senza peccato, inizi a scagliare la prima pietra. Gesù andò direttamente nel suo equilibrio, entrò dentro l'equilibrio della mente umana, come certe volte faccio io. Entrando dentro il cervelletto e l'ipitalamo, va a smuovere tutto ciò che c'è da smuovere e comprende ciò che le persone hanno riservato per lui o per noi. E siccome quella parola fu la parola giusta che toccò il punto più debole, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E siccome il cervelletto, l'ipitalamo, è così sensibile, e subito dice: povero scemo, non vede che sei tu più peccatore di lei? Come ti permetti a scagliare la pietra su di lei? Buttala e vattene e non ti permettere più. Perché l'ipitalamo ragiona con il nostro vestito. Questo è un vestito. L'ipitalamo è interno, nella mente, in comunione con l'anima, in comunione, state attenti, eh? E se noi non siamo idonei a certe cose, quando facciamo qualcosa c'è e succede una ribellione dentro di noi, tanto che la notte non possiamo più dormire e avviene ciò che vedete. Che cosa? L'ansia, la depressione. Cominciamo a sognare che cosa? Che mentre ci stiamo appisolando gli occhi chiusi, tutta una volta sembra che ci cada il tetto su di noi e restiamo schiacciati, morti. Basta la prima azione che ci viene addosso, già il nostro subconscio si spaventa e resta scioccato e entra in contatto con l'uttorio, con la nostra psichica. La nostra psichica viene danneggiato perché forma un solco dentro l'ipitalamo. L'ipitalamo gli arriva come un lambo e si ritrae. Avete capito cosa succede? Con un'azione sbagliata piangerete tutta la vita e nessuno vi potrà aiutare, nessuno, perché tramite quell'azione subentrano altre cose. Ogni notte sognerete che siete sopra una montagna con un coltello e cercate di uccidere a tutti. E all'ultimo cercherete di buttarvi dal precipizio. C'è la possibilità di diventare pazzoidi.
perdete l'equilibrio psicologico con una sola azione sbagliata che commettete. Succede questo. Avete capito? Qui l'hanno capito, hanno buttato la pietra, cominciando la più grande, si abbassò le corna, perché sicuramente ci aveva delle corna, e se ne andò. E basta che se ne andò uno, gli altri guardarono al più grande che se ne andò. Basta uno, uno, e gli altri sono come pecore che vanno al macello. Sapete quelle pecore che corrono verso il macello da soli per farsi uccidere? Questi sono. Se non l'avete capito, questa è la soluzione. Per un'azione cattiva subentrano migliaia in esecuzione nel nostro subinconscio, automaticamente, senza che voi fate niente. Ecco perché le persone, dopo tanti anni, che hanno fatto questa azione senza che se ne accorgono, si trovano dentro una gabbia, chiusi, e hanno preso la chiave e l'hanno buttato fuori, lontano, per paura che qualcuno potrebbe entrare. E si sono chiusi dentro una gabbia. Prima l'hanno costruito di legno, poi per paura l'hanno costruito di ferro. E non si fidavano neanche e l'hanno costruito di acciaio inox. Hanno preso la chiave e l'hanno buttato lontano e non possono uscire più. Nessuno, nessuno li può aiutare, né psichiatri, né dottori, nessuno. Solo Dio e Gesù può salvare questa gente. Un'azione sbagliata. State attenti. Un'azione sbagliata comporta tutto questo. Sapete perché? Perché si va modificando piano piano da sola attraverso il vostro cervello. Vi inchiudete voi stessi. Se non lo sapevate, adesso avete capito come funziona il cervello umano. Egli, alzato il capo, disse loro: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, vedete, la coscienza accusa, eh? La coscienza accusa. E allora, essi udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Dove sono? Nessuno ti ha condannata? Punto interrogativo. Ella rispose: nessuno.
ci sono più, Signore. Nessuno, Signore. E Gesù le disse, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Gesù non la condannò. Sapete perché? Perché tutti quegli uomini l'hanno lasciata senza condannarla. No, non sono sacerdote Alessandro Tondi. Sono un uomo normale, anzi non normale, un poco pazzoide, perché amo Dio e Gesù. E non ho religione. Amo solo Dio e Gesù. Sono un poco pazzo. Non appartengo a nessuna religione. Anzi, tutte le religioni, se vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it, c'è una foto che ho messo, la Madonna, Buddha, tutti i migliori santi di tutte le religioni dentro un carro e ci siamo tutti coi ragazzi che stiamo buttando quel carro dal precipizio. E c'è scritto, religioni tutta spazzatura, buttiamoli dal burrone. E io vi dico, liberatevi dalle religioni e dalle statue. E sempre vi ripeto, la notte, quando vedete che non c'è nessuno, vi incappucciate, mettete un cappuccio o una maschera, entrate dentro le chiese e spasciate tutti gli idoli che ci sono. L'idolo della Madonna, di Padre Pio, il Cristo in croce, San Giovanni, Sant'Arcangelo, qualsiasi idolo che c'è, non ha importanza come si chiama. Prendete una mazza e spaccate tutto. Portatevi delle bombolette rosse di pittura e spruzzate dove c'è qualche angelo stampato, perché sono ideologie che la gente guarda e si inchinano e peccano. Le statue, le immagini sono quelli che hanno fatto peccare a tutti i cattolici, anche a me. Io mi sono ammalato così. Come voi vi state ammalando e dentro casa vostra non c'è nessuno, nessuno che dice ma nella mia famiglia nessuno può dire che non c'è una malattia. La malattia c'è sempre in una casa, specialmente in quelli cattolici. Sapete perché? Perché vi prostrate davanti a queste immagini. Anche che la gente non vedono che siete malati, dentro di voi avete o il diabete, o l'asma, o l'ansia, o la depressione, o dolori della schiena, delle gambe, vene varicose, cuore tappato. Siete pieni di malattie perché andate dietro a queste statue. E quando c'è una processione ci chiamate di dietro, come facevo io. Bom, 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 bom. Vi hanno fatto cadere malati. E ancora voi ci camminate dietro. Abolite tutte queste religioni e proseguite dritto verso Dio e Gesù e vi salverete. E Dio vi perdonerà, chiedendogli perdono. Ma se non chiedete perdono, non sarete perdonati. Avete capito? Gesù, la luce del mondo. Questo è il nome del mio sito. Gesù, la luce del mondo.
www.gesulaluce.it www.gesulaluce.it. Scrivetelo in internet, entrate nel mio sito e godrete di tutto ciò che c'è là dentro, dal 1994 che Dio mi uccise per terra, non so quanto tempo passò, ho viaggiato, ho entrato dentro il grembo di mia madre, buon'anima, che già era morta e sepolta, che mi lasciò a 4 anni, mia madre, ero bambino e mia madre morì. Eppure sono entrato dentro il grembo di mia madre, ho sentito anche il battito del cuore di mia madre. Poi sono uscito e il Signore mi ha fatto prendere un altro percorso. Non quello di prima, bastardo, malato. Un percorso più puro, più pulito, più silenzioso. E mi ha fatto vedere dove avevo sbagliato. Sapete dove? Mentre ero dentro le chiese cattoliche, io li frequentavo, ero come Saulo di Tarso, che poi lo chiamò Paolo. Io e i miei figli li obbligavo a venire in chiesa, nella chiesa cattolica, li tiravo con le mani, non volevano venire, perché avevano capito i miei figli. Non c'è valore, ecco perché le chiese si sbaligiano, non vuole andare nessuno più nella chiesa. Tra questi preti che ne combinano di tutti i colori, tutte le bambine che si affezionano ai preti, li stuprano. Vergogna. Dovrebbero sposarsi tutti e farla finita con questi stupri di bambine. Avete capito? Vergogna. 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 E qui in Giovanni 8, dal versetto 12 in poi, dice: Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chiaro? Chiaro? Chi segue Gesù, vedete la luce? Sta venendo, vedete, è arrivato, vedete, lo Spirito di Dio è arrivato nelle life, vedete, che, guardatelo, guardate, guardate, è arrivato lo Spirito di Dio nelle life, ve lo sta facendo vedere di persona, la luce. Salve angelo, dice Pippo, salve, Dio ti benedica. Gesù è la luce del mondo e ve lo sta facendo vedere, vedete? Con l'imbrunire la life e con la maggioranza della luce. Non sono io, non sono io, non sono capace a modificare la luce delle life che vengono comandate. Non so neanche da dove, perché queste life vengono dall'Inghilterra, non lo so, dall'America, non lo so. Qui in Italia TikTok solo li manovra soltanto nei comandi di gestirli nel miglior modo, di bloccare o da qualche altra cosa. Però non è compito mio dire come fanno, ma non sono capaci a fare quello che fa lo Spirito Santo. Nel momento che io parlo, lui dà il colpo della luce e del buio, oppure del rosso o rosello, la life. Loro non sono capaci.
TikTok non è capace. Prima, perché ci vuole molto tempo stare dietro a una persona e non ci interessa. Avete capito? Secondo, non possono manomettere una singola live il colore o l'illuminazione, se no si perderebbero di casa. E qui, dato che abbiamo capito che Gesù è la luce, e la luce fu, dice, allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. E invece Gesù dice: no, io testimonio di me perché capisco da dove vengo. Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera perché so da dove sono venuto e dove vado. Ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre, e che mi ha mandato. D'altronde, nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Ora sono io a testimoniare di me stesso e anche il Padre, che mi ha mandato testimonia di me. Avete visto? Gesù e il Padre sono due. Se c'è una legge, dice che dove due testimoniano, vuol dire che si può accogliere che la verità, avete capito? Non si può dire no, adesso no, non ti crediamo, qua, là. No, Gesù e Dio sono due e testimoniano tutte e due che verace. Or sono io a testimoniare di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: dov'è tuo Padre? Non lo vedevano. Non lo vedevano il Padre. Dice: dov'è? Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conoscesse me, conoscereste anche il Padre mio, perché io sono il Padre. Non l'avevano capito. E se c'è qualcuno qua che non l'ha capito, Gesù è Dio. E Dio è Gesù. Dio è sceso a forma di uomo nel ventre, nel grembo di Maria. Avete capito? Queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel tempio, e nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Disse anche: voi morirete nel vostro peccato. Io me ne vado, voi non potete venire dove vado io, perché voi, dato che morite nel vostro peccato, vi toccherà nell'Hades. Voi non potrete venire, a meno che vi pendiate adesso e chiedete perdono al Padre suo, Padre di Gesù e Padre mio. Dobbiamo specificare tutto, perché se no ci sono anche qui, come sono qui queste persone,
che insultavano Gesù, farisei, anche qui ci sono certi farisei. Le catesi italiane, siciliane e di tutte le razze che cercano di insinuarsi e protestano. E noi dobbiamo essere sinceri, perciò i giudei dicevano: succederà, mamma mia, succederà. Già si erano un po' traumatizzati. Succederà, forse poiché dice: dove vado io, voi non potete venire. Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Ce lo diceva chiaro. Se voi non credete chi sono io, voi morirete. Ma nell'attimo che uno crede chi era Gesù, invece di morire, vivrà come adesso. Adesso, l'avete capito, siamo alle sgocciole. Questo pianeta, lo ripeto ogni volta perché almeno qualcuno potrebbe salvarsi. Questo pianeta, presto, quando succederanno i passaggi, perché devono succedere i passaggi, fra poco deve venire la peste. Sapete cos'è la peste? Fra poco ci sarà la peste. Sapete cos'era il colera di una volta? Ancora peggio la peste. Ci sarà la peste, tanto che non c'è neanche il tempo di seppellire i morti, e prendono con la ruspa, prendono la terra e gliela buttano di sopra e sono seppelliti. Non c'è tempo, perché ne moriranno a centinaia al giorno di peste. Quando sentivate in televisione che morivano tanta gente, ciao Mario, ciao, quando sentivate i telegiornali in televisione, 1500 persone hanno preso il virus, sono nelle stanze intensive, incubate. Questi qua non ci andranno in incubazione, questi moriranno subito. La peste non fa andare in incubazione. Perciò cercate di prepararvi. Se non volete questa peste, inginocchiatevi e lodate Dio, perché solo Lui vi può salvare da questa peste. Poi chi passerà questa peste dovete affrontare la bestia. Satana. E dopo la bestia c'è un altro che si vuole incoronare il padrone dell'universo. E chi non appartiene a Dio, che non gli dà il cuore a Dio, vedrà guai, guai,
guai, guai, guai, guai, guai. Sapete perché? Perché presto tutto questo mondo non produrrà più nessun cibo. Perché queste temperature che stanno entrando in questo nostro pianeta saranno temperature gelide, non produrrà più il nostro terreno. Il seme morirà prima di spuntare. E non ci sarà cibo per nessuno. Avete capito? Perciò date il cuore a Gesù. Gesù sa quello che deve fare. Se noi ci riuniamo tutti come un solo uomo e una sola donna, Dio può darsi che si pentirà e non farà saltare questo pianeta, perché c'è in programmazione che questo pianeta esploderà. Avete capito? Ora, potete fare gradasso quando volete. Fate gradasso. Ve lo dice il Signore, ve lo dice, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Ve lo dice qua. Allora gli domandarono, chi sei tu? Gesù rispose, loro sono per l'appunto quel che vi dico. Ho molte cose da dirvi e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Per chi è entrato da poco, io sto leggendo Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 27 in poi, che l'ho finito adesso. E fra poco leggerò il versetto 28, sempre nel capitolo 8 di Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Così mi seguite. Se dovrei sbagliare qualche vocale, scrivetelo. Dite, fratello Angelo, guarda che hai sbagliato un versetto. E io dico, oh, scusate, mi rimetto in carreggiata e lo rileggo giusto. Che brava persona che sei. Mario, Mario, grazie. L'umiltà, Mario, è importante l'umiltà. Non ci dobbiamo sentire orgogliosi, non ci dobbiamo sentire maestri. Io sono nessuno, io mi identifico il fango degli uomini, tanto fango che mi identifico che il Signore mi innalza, ma mi innalza, io non mi sento innalzato, Lui mi innalza, ma io mi sento sempre basso. Questa frase non ti posso rispondere, ti rispondo mentre parlo di lui. Va bene, a te Fabrizio, se riesci a comprenderlo, statti buono, ascolta, può darsi che mentre dico quello che dico, viene premiato e capisci se credo oppure non credo a Dio. Buonasera a Yeshuan che è arrivata. Puglia 71. Ciao Angelo, ciao Puglia 71. Sì. Guardate che sta è arrivata la mia gestore e fra poco vi bloccherà tutti quelli che non avete la foto. A metà busto, nome e cognome. Puglia 71, vai nel tuo profilo
e ti cambi nome e cognome e ti metti una foto personale a metà busto così, che si vede così, chiaro. Tutti quelli che siete in queste condizioni, fra poco sarete bloccati, ve lo sto dicendo. Datevi aiuto, andate nel vostro profilo, uscite prima che vi bloccano e poi avete bisogno di un nuovo profilo per entrare qua. Gesù dunque disse loro, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato e colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Vedete? Gesù lo dichiara, ecco lo Spirito Santo e la luce, vedete? Vedete questa luce? È l'imbrunire della life, è lo Spirito Santo che vi conferma quello che abbiamo detto. Come ti deve cambiare la foto? A metà busto. Qui c'hai due persone, Puglia. Sei con due persone e non si vede il viso. Ti metti così, vedi come sono io, così. Vicino, ti fai una foto così, vicino, da solo. E la metti. Scusa che separo il tuo compagno o tuo figlio, non lo so, neanche si vede chi è e neanche si vede chi sei tu. Siccome questa è una chiesa e bisogna che vediamo il viso della persona, nome e cognome, perché c'hai Puglia 71C e noi non possiamo prendere a nessuno con questo nome. Allora ci vuole nome, cognome e il viso, perché qui c'è una telecamera nascosta che è proiettata in questi profili. E quando succede qualche fesseria, sappiamo a chi denunciare. Nome, cognome e foto. E così la gente sa che sono nome, cognome e foto e si comportano bene, già hanno paura. Invece, con una foto che non si vede chi sono. Nome, username, senza nome, cognome, senza cognome. A chi andiamo a denunciare? A nessuno. Avete fatto dei TikTok a piacimento uno bordello, bordellino. Posso dirlo? Uno bordellino avete fatto. Di quello potente. È arrivata l'ora che chi vuole la vita, chi vuole la salute, chi vuole guarire, chi vuole la pace, venga, qui c'è Gesù che ve la dà. Non la trovate in nessuna parte, perciò fregatevene delle altre parti. Entrate qua, qui c'è la salute, la tranquillità familiare. Diventerete le persone più ricche del mondo perché avete trovato Dio e Gesù. Non avete bisogno di cercare altrove quello che Dio vi dà qua. Avete capito perché dovete essere obiettivi? Ti sto dando il seguimento di follower, Puglia. Ho capito che sei del 1971, ho capito, ma io non posso venirti a denunciare con quel nome alla polizia postale se per caso dovresti fare qualche fesseria. Non per te, ma per chi fa la fesseria con questo nome. Non ci posso dire, siccome lui è nato nel 1971, cerchiamolo
dovrebbe risultare a qualcuno che è nato nel 1971. E chi è? Ce ne sono tanti. Allora, nome e cognome, per favore, perché fra poco, appena passa da questa parte, già dall'altra parte già ha bloccato tutti. Fra poco viene in questa parte. Esci, per favore. Mettiti a posto e poi entri di nuovo. Perché se ti blocca, devi fare un nuovo profilo. E nel versetto 30, sempre in capitolo 8 di Giovanni, dice: mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Vedete? Non sto dicendo fesserie, ve li sto dicendo veramente, scritto qua, nella parola. Se crediamo in Gesù, Lui ci farà liberi, perché è la vera liberazione del mondo Gesù. Dio ha dato tutto nelle mani di Gesù. Non ne vuole sapere niente più Dio. Ha dato nelle mani di Gesù, dall'alfa all'omega, dal principio alla fine. Marco, discepolo, dice: stai leggendo la verità. Avete visto? È scritto nella Bibbia. Non è che io non dico niente di mio, perché nel momento che io devio la parola, io sono assaltato da tutti, perché ormai non siamo analfabeti. Basta che clicchiamo in Google e diciamo Bibbia, e subito Google subito ci porta la Bibbia elettronica. E diciamo Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 30, e ci dà. Vangelo di Giovanni, 8, versetto 30, ce lo dà determinante. L'evoluzione è grande. È grande. Perciò non posso dire cavoli per broccoli. Se sono cavoli, devo dire cavoli. Non posso dire broccoli. Avete capito? Se è la luce, non posso dire che è buio. Devo dire che è luce. E siccome poco fa abbiamo letto Gesù, la luce del mondo, io devo dire la luce di Gesù, perché Gesù è la luce del mondo. Non posso dire Gesù, la luce delle tenebre. No. Devo dire Gesù, la luce del mondo. Bravo, ti ringrazio che stai scrivendo cose belle. Dio ti benedica. Essi gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo. E non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Allora, fermiamoci un attimo per comprendere cosa dice la parola. Questa gente, mentre Gesù gli diceva: io sono la luce, io sono la verità, io se venite a me vi farò liberi. Allora questa gente dice: ma noi abbiamo creduto a Mosè, abbiamo creduto alle leggi che c'erano, gli statuti, e non siamo più schiavi. La legge e gli statuti ci hanno liberati,
Sì, sono stati liberati, ma da che cosa? Da che cosa? Come essere creatura sono stati liberati. Come credenza in quei statuti che furono elencati in quel momento. Mosè, la legge, tutta la nazione si radunarono e fecero degli statuti e dichiararono tutti i cittadini liberi. Perfetto. Ma qui Gesù parla di una cittadinanza che non è di questo mondo. E allora, vedete, io vi sto illuminando a tutto l'universo con parole dolci, parole che nessuno ve l'ha spiegata, nessuno. Non sono capaci. Non sono capace a spiegarvelo. Può darsi che d'ora in poi, vedendo le mie live, cominciano a capire e ad operarsi così. Gesù sta parlando di una cittadinanza che l'ha costruita adesso. Non è tanto tempo che ha finito la Gerusalemme celeste. Ciao, Biagio, Dio ti benedica, non puoi salire qui, non potete salire più, devi venire in WhatsApp. Ti ho messo il mio numero di telefono nel tuo profilo, ho usato un profilo qualunque perché ce ne sono tanti. Però a te ti basta che prendi quel numero di telefono, mi aggiungi il WhatsApp e mi chiami di là. E se vuoi venire qua, io ti metto con il telefono mio qua e parlo a tutti, non solo in una live, perché lì non posso far salire nessuno più da lunedì scorso che mi hanno deluso. E allora lui parla di una cittadinanza celeste che l'ha finito adesso da costruire, non ha secoli che l'ha finito, ha adesso, l'ha finito, e quando l'ha finito di costruire, l'ha proclamata. Qualcuno vi ha avvisato nella parola sua, Giovanni, vi ha parlato dell'Apocalisse e vi ha nominato la Gerusalemme celeste, i colori, oro, argento, zaffiro, muri, pareti, così sono. Sono così. Non ha sbagliato Giovanni. Giovanni, gli dovete fare veramente. Come dire, basta che non fate statue, statue niente, ma un emblema a Giovanni. Giovanni veramente è stato un uomo veramente di grande potenza. Vedi, vedi lo Spirito Santo, gloria a te, papà, gloria, gloria, gloria a te. Grazie. Grazie, papà. Alleluia. Alleluia, papà. E come vi dico, Giovanni è stato uno dei migliori e nessuno può essere come lui. Lui fu lì, anteprima di essere fatta. Gli è stato mostrato tutto come è adesso. Grazie.
quando ha proiettato questo Apocalisse, nessuno poteva capire l'Apocalisse, cosa ci portava, perché era così difficile. E invece adesso è tutto chiaro. Ogni tempo è il suo tempo. Adesso è arrivato il tempo dell'Apocalisse. Siamo nell'era dell'Apocalisse. Ecco perché la comprendiamo. La comprendiamo per questo motivo, perché noi stiamo vivendo l'Apocalisse. Tra poco ci sarà la peste, ci sarà la bestia dopo, poi ci sarà la persona che si identificherà Dio, l'Anticristo, vuole comandare lui, ma non arriverà molto lontano, perché Gesù lo sprofonderà negli abissi per sempre. L'ultima volta, l'ultimo combattimento è quello. E poi, in questo mondo, no, ma nel mondo lassù, perché questo mondo, se non vi convertite tutti, esploderà. Non pensate che l'agnello giocherà con la vipera qua, in questo mondo, no. Se vi convertite tutti, Dio perdona tutti, e allora questo mondo sarà trasformato nel paradiso terrestre. Sarà trasformato. Se voi tutti vuol dire che d'ora in poi, come fecero i Niniviti, dovete fare voi, proclamare digiuni e vestirvi di sacco, come fecero i Niniviti, e Dio si pentì. Se Dio vede che noi ci pentiamo tutti, Dio si pentirà di far esplodere questo pianeta. Ma vuole vedere tutti in ginocchio, davanti al suo figliolo Gesù. Fatelo. Se fate questo, risparmierete la peste. Non ci sarà la peste, perché con questa peste morirete tutti quelli che non avete dato il cuore. Ecco alcuni risultati dal web. Tutti quelli che non avete dato il cuore a Gesù, morirete tutti. Tutti. Sì, appena dico qualcosa, lui me la ricerca. Lui è automatico. No, guarda che Gesù non è vendicativo, non è vendicativo, ti sbagli. Allora, Gesù è l'uomo più buono vissuto su questa terra e adesso è la persona più buona lassù nel cielo. Lui ci guarda e se vede qualcuno che ha bisogno, lui scende invisibilmente e ci sana. Ma chi però? Le persone che lo adoriamo. Come quella persona stamattina, si chiama Fortunato. Voi non capite cosa è successo a Fortunato. Ieri a Fortunato l'ha guarito dal cuore che aveva delle vene tappate e non gli funzionava bene il cuore. Ed era procinto di avere un infarto, quasi non mangiava più.
il fegato tutto infiammato, dolori nelle gambe, nei piedi, dappertutto. In nome di Dio ce ne sono tanti, tanti nomi. Dio c'è un nome ogni circostanza. Non vuole essere identificato Dio con un nome preciso. Lui vuole essere adorato. Dio vuole essere adorato in spirito e non c'è bisogno neanche che nominiamo Dio. Quando noi vogliamo essere in comunione con Lui e gli diciamo voglio essere tuo figlio, allora i nomi di Dio non passano più per quella persona. Lo dobbiamo identificare papà. Abba papà. Vedete, il nome di Dio non c'è più. Io non lo chiamo Dio. Io lo chiamo papà. 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 Bello. Bello papà. Bello mio papà. Avete capito? Oser. Stai facendo delle domande che non c'entrano niente. Qui non facciamo scuola biblica. Smettila perché hai superato i limiti. Va bene? Se non vuoi essere bloccato. Va bene? Perché fra poco ti bloccano se non ti vai a cambiare la foto tua personale, nome e cognome. Fra poco ti bloccano. A noi non ci interessa né di Geova, né di Buddha, né di cattolici, di Maria, di padre Giachindo, oppure altri padri, non ci interessano. Noi abbiamo questo grande Padre nostro che si fa raffigurare in Spirito Santo come lo abbiamo veramente amato. Se lo amiamo come padre, chiamiamolo papà, padre. Non ci interessa come si chiama e come si è chiamato. E lo so che dico molte inesattezze, e siccome io non sono un dottore della legge e neanche di altre cose, io ti blocco e così. Non ti sento più. Avevo avvisato. Non è che io sono un pastore, oppure un diacono, oppure un parroco. Io sono quello che sono. Una merda sono. Una nullità sono. Non sono nessuno. Perciò chi vuole sapere qualcosa di più di quello che si aspetta, di quello che dico, o se ne va o si sta zitto. Avete capito? Quello che so, vi dico. Se non vi basta quello che vi dico, c'è la Bibbia, leggetela e vi imparate. Il primo che scrive cose che non appartengono a ciò che stiamo dicendo, verrà bloccato. Ecco, Marco, io non parlo di te. C'era uno che stava andando oltre quello che noi stiamo parlando. Prima volevo sapere il nome di Dio e poi volevo sapere certe cose che a me non mi interessano. E poi mi ha detto, è perché tu parli non esattezza. Io
non esatto, esattezza. E allora mi deve scusare, e allora vattela a cercare l'esattezza, perché io non sono nessuno. Se tu vuoi cercare qualcosa di me, se io sono nessuno, che cosa vuoi prendere da nessuno? Ulisse cosa diceva quando era adirato? Stiamo andando nella preistoria, non nella parola. Come ti chiami? Nessuno. E poi quello cercava, chi ti ha fatto del male? Nessuno. E se non ti ha fatto male nessuno, perché gridi? E allora stiamo sulla parola di Dio, fermiamoci sulla parola, leggiamo la parola, sto leggendo la parola. Se qualcuno vuole sapere qualcosa di più, va a cercare una live dove ci sono i dottori della legge e gli dicono tutto quello che vogliono sapere. Gloria a Dio. E qui diceva, vi farà liberi, sarete veramente liberi, so che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio. E voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero, nostro Padre è Abramo. Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ci siamo qui? Antonella, caro, dice, Gesù è la luce del mondo, si chiama. Antonella, date da fare Antonella in tutte le live perché c'è qualcuno che purtroppo ancora non l'ha capito che deve mettere le foto personale a metà busto e anche nome e cognome. Una felice serata anche a te, Antonella, Dio ti benedica. Gloria al Signore. E allora qui dice, essi risposero, nostro padre è Abramo. Ma come? Dicono che Abramo è suo padre. Ma il padre d'Abramo chi è? Perché Abramo lodava Dio. No, blocca tutti, non silenziare nessuno. Si devono pentire che non mi hanno ascoltato. Devi bloccarli. Sorella, a tutti, quelli che non hanno la foto, nome e cognome, bloccali. Quelli che hanno un nome e ci sono dei numeri, bloccali. Devono avere nome e cognome. Devi essere gestore e non sei gestore. Qua non lo sei. Aspetta. Date da fare, dai. Gloria a Dio. Allora, Marco. Sono da giugno che dico devono entrare foto a metà busto, nome e cognome. Sono 11 mesi. Ci siamo capiti? Mi sembra che una donna partorisce a 9 mesi, matura. Ci sono quelle che partoriscono a 7 mesi. A 8 mesi, 8 mesi e mezzo.
abbiamo superato la donna e stiamo superando anche i muli che partoriscono a 11 mesi. Quanto tempo dobbiamo dare a questa generazione malvagia per capire che questa è una chiesa? Questa è una chiesa e qui si entra con la foto e deve sapere una persona se è volenterosa verso Dio e rispettosa. Marco, non ci siamo, non ci siamo. Qui è la casa di Dio e quando entrano senza foto, come sei tu, fra poco sarai bloccata anche tu. Niente di strano. Se non esci e ti vai a mettere la foto, sarai bloccata anche tu. Sai perché? Perché non ti vedo chi sei. Hai capito? E siccome quando uno fa qualche fesseria, vedo chi sei, vedo chi non sei e posso denunciarvi alla polizia postale. Ti blocco subito, ciao! Perfetto. Io non ci metto tanto io. Io non voglio fare discussione con nessuno. Chi vuole fare discussione, andatela a fare un'altra parte. E quando chiamate, non chiamate con il numero privato perché posso bloccarvi anche subito, all'istante. Avete capito? Non chiamate con i numeri privati, perché neanche conto vi do con i numeri privati. Devo sapere chi siete, chi non siete, chi chiama, perché scappa la denuncia dal mio avvocato, difensore, Gesù Cristo, il Salvatore. E qui dice, ma ora cercate di uccidermi perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio Abramo. Aspettate che lo blocco e così finisce.
Lo vedete? La gente quando è cattiva telefonano con un telefonino privato, così no. Vedete? Così non li posso rintracciare. Avete capito? Perché voglio massima pulizia nelle mie live? No, e non c'è bisogno che gli rispondo. E non rispondo neanche a te che sei senza foto e senza nome e ti blocco. Nelle mie live dovete essere convinti che siete nella casa di Dio. Qui non si scherza, qui non si scherza. Usate tutte le tecnologie che volete, ma non vincerete con Dio. Con Dio no, e io ho fiducia a Dio. Avete capito? Io ho fiducia a Dio. Ecco, avete capito? Blocca tutte le chiamate private. Nessuno potrà telefonarmi con un telefono privato. Avete capito? Nessuno potrà telefonare, a meno se funziona. Se funziona, non telefonerà nessuno, questa merda di cristiani. Che mi devono dire a telefono qualche parolaccia e sono difesi. Ma Dio è più grande e più potente di loro. Nessuno. Non riceverai chiamate o MSN. Da numeri bloccati. Alleluia. Loro pensano che hanno a che fare con un bingo pallino. No, hanno a che fare con il figlio di Dio, non con un bingo pallino. Hanno a che fare con il figlio di Dio. Tutti quelli che entrano senza foto, senza nome, senza cognome, oppure con il nome e un numero, bloccateli tutti. Meglio restare soli che mal accompagnati.
Ecco. Gloria al Signore. Quella gente dice nella parola che loro li ha fatti liberi Abramo, suo padre. Ma il padre di Abramo chi è? No, non lo identificano. No, non lo identificano che il padre di Abramo è Dio, e siccome Dio è Gesù, non lo capiscono. Non lo vogliono capire che Gesù è Dio. Voi siete figli del diavolo, dice, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è ottenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo, il padre della menzogna. Qui sta parlando di qualcun altro, perché abbiamo interrotto la parola, non vorrei che qualcuno non capisca la parola che stiamo leggendo. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Dice Gesù. Se dico la verità, perché non mi credete? Perché non mi credete, dice Gesù. Voi dite che parlate del vostro padre Abramo, ma perché dite che vostro padre è Abramo? Perché non avete accettato Dio. Non lo conoscete neanche, perché dite che vostro padre è Abramo, come se Abramo vi avrebbe partorito tutti. Abramo un figlio fece, solo uno, ringraziando all'angelo di Dio, ringraziando all'angelo di Dio che visitò Abramo e gli disse: quest'anno avrai, Sara avrà un figlio. Altrimenti non aveva neanche quel figlio. Avete capito? Avete capito? Dovete adorare Dio come padre quando? Quando lo accettate attraverso Gesù. Che accettate Gesù come Salvatore e dite grazie padre, che adesso posso chiamarti papà. Altrimenti non lo potete neanche chiamare papà. Abramo non è vostro padre, ci diceva Gesù. Se conoscessimo veramente che venite da Abramo, Abramo viene da Dio. Capite? È questo che ci diceva Gesù. Non potete dire che Abramo vi ha creato. Venite dalla discendenza di Abramo. È diverso. Non è vostro padre Abramo. Avete capito?
State attenti, non fate errori. Chi era Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. E Gesù glielo dice chiaro, non siete da Dio, voi siete da Abramo, come se Abramo vi fosse partorito. Lui, Abramo, solo un figlio ha avuto, che l'angelo ha visitato Sara e gli disse: quest'anno Sara avrà un figlio. Poi ha avuto un altro figlio che, perché Sara ha incitato Abramo, visto che perdeva tempo, e gli ha fatto avere un figlio dall'egiziana. Avete capito? Gesù e Abramo. Nel versetto 48, nel capitolo 8 di Giovanni, dice: i giudei gli risposero: non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio. Gesù replicò: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi miei. Disonorate, dice Gesù. Gesù gli dice: voi mi disonorate, io non cerco la mia gloria, v'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Vedete, sempre ritornano, sempre su quel campo. Buonasera, Katia, e dice Angelo, buonasera. Come stai, Katia? Scrivimi sotto, per favore, sono stato in pensiero. Dove sei stata in questi giorni? È molto tempo che non ti sento. Scrivimi, amore, perché ero in pensiero per te, veramente. Scrivimi, Gioia, mentre sto leggendo perché ho pochissimo tempo. Sto attento a te. Gloria a Dio. Ora sappiamo che tu hai un demonio, ci hanno detto. Abramo e i profeti sono morti e tu dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto, anche i profeti sono morti? Chi pretende di essere? Chi pretende di essere, dice? Salute, Falco. Esci, Falco, e metti nome e cognome, perché se no ti bloccano. Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio. E non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi che di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Vedete, Gesù dice: io conosco Dio perché è mio padre e io parlo di lui che mi appartiene. Fortunato, buonasera, buona serata, Angelo dice. Dio ti benedica, Fortunato. Fortunato è un grande uomo, fortunato da ieri e a oggi. Spero che ti senti bene e domani ti senterai ancora più migliore, Fortunato.
il Signore farà un grande miracolo domani su di te. Gloria a Dio. Ma io lo conosco, dice, e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se ne è rallegrato. I giudei dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Vedete come vengono le cose? Siccome Gesù è Dio, e parlò che ha visto Abramo. E loro sembrava che stesse bestemmiando. Come? Non hai neanche 50 anni. E dici di conoscere Abramo, che è da tanto tempo che è morto? Come fai? Lo prendevano per falso. Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Fin qui la parola del Signore. Vedete? Tutto quello che sta succedendo in questa live si sta ripetendo come a quei tempi che a Gesù è uscito dal tempio perché loro lo stavano anche cercando di uccidere. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Vedete? E voi venite in queste live, cercate di malmenarmi. Addirittura poco fa qualcuno mi ha telefonato con un telefono privato, pensando che io non avrei bloccato il suo telefono privato. Ma io, ringraziando il Signore, ho pregato e il Signore mi ha fatto trovare un'indicazione che ho bloccato tutti i telefoni che dovrebbero chiamare privati, tutti. Vedete cosa fa Dio? Dio aiuta sempre di più. Non che ho bloccato a lui, ho bloccato tutti i telefoni che esistono privati nel mio numero. Pace, Lucia. Vedete, quando vedo Lucia con quella foto bellissima, guardate, c'hai l'amore nel viso di Dio e di Gesù. Lucia, pacifico. Vedete perché voglio le foto chiare, belle, eh? Perché quando arrivate so chi siete. Se io vi stimo, vi mando energia. Vedete quanta energia ci sto mandando a Lucia? Lei si è sentita onorata. È vero, sorella Lucia, che ti sei sentita onorata del benvenuto che ti ho fatto? Pace, amore, Lucia. Vedete, questo è l'amore. Non sono le altre cose che pensate voi. Per esempio, è entrato adesso uno che è entrato. S-E-B-B-B. Ciao, caro. Ma se tu mi dici caro, io cosa ti devo dire? Caro o cara? Come ti devo dire? Non so neanche se sei uomo o se sei donna. E poi come ti devo dire? S-E-B-B-B. Caro o cara? No. Esci, perché ti sto bloccando. Ecco. Ciao caro.
un altro con una F. Ciao caro, bloccato pure. Quando entrate, nome, cognome e la foto chiara, poi vi rispondo. Un altro c'è, che squadra tifi. Che squadra tifi. Ecco. Ah, vedrete che questi profili finiranno qualche volta, si stufferanno di fare profili copiati, avranno un poco di timore. Perché tutti quelli che entreranno falsi profili, senza nome, senza cognome, senza foto, a metà busto, saranno bloccati. Ti ricordo una tua amica. Quando entri nome e cognome, poi ti rispondo. Nome, cognome e foto. La foto ce l'hai. Ci metti nome e cognome. Perfetto. Dio si è ringraziato. Adesso lo posso dire veramente. Ci ha dato pace. Vedete? C'è una frazione di pace. E allora preghiamo e ringraziamo Dio, che Dio ci ha dato pace. E poi chiudiamo la live che andiamo a cenare, ci vedremo qui verso le 7 in poi, più o meno, un poco prima, un poco dopo, non ha importanza. Così facciamo una bella cena, se c'è qualcuno che mi vuole chiamare, se ha bisogno però, giusto? Non per dirmi ciao Angelo, come stai? No, per un bisogno, perché anch'io ho bisogno un po' di tranquillità. Va bene, a parte che devo mangiare, se ho un bisogno di guarigione, anche che non mangio, sono disponibile. Va bene, un bisogno mi sacrifico notte e giorno, a qualunque momento. Davide dice buongiorno, signore. Signore no, signore è in cielo. Fratello Angelo, va bene? No. Non ci siamo più. Non ci siamo più. Finché fate una domanda e va bene. Ma poi dite, mi puoi salutare? A Tizia, Caio e Martino già non ci siamo più. Stiamo passando dalle cose belle a cose brutte.
Qui non siamo per salutare, qui siamo per portare anime a Dio. I saluti andatela a prendere nelle altre live dove vi salutate uno con l'altro. Gloria al Signore. Bene, preghiamo e ringraziamo il Signore per quello che ha fatto. Abbiamo avuto un bellissimo pomeriggio e oggi abbiamo avuto la guarigione di Fortunato. Fortunato è questo fratello che è dentro la live. Lucia, grazie. Oggi è stato guarito dal Signore Fortunato, che si sentiva male ieri del cuore, aveva delle vene tappate, il fegato infiammato, non digeriva più. Prende l'insulina, c'è il diabete alto. Male ai piedi che non poteva stare a camminare, gambe. E il Signore l'ha guarito tra ieri e oggi. Dio è buono, dice la sorella. È vero. Oggi ti ho mandato dei video nel tuo profilo, non so se l'hai visto. E ti ho mandato anche il numero di telefono. Aggiungimi in WhatsApp, perché mando dei video in WhatsApp con un bottone solo. Ogni bottone che clicco spedisco 250 messaggi. Perciò non è che faccio gran fatica. E mando le live e tutti i video che preparo a tutti coloro che sono miei amici in WhatsApp. Ecco perché vi dico, aggiungetemi tutti in WhatsApp perché troverete la pace, la gioia, la misericordia di Dio. E poi entrate nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it e lì dentro troverete quello che stavate cercando da tanto tempo. Perché solo Gesù lo dà. E siccome il sito è di Gesù, lui lo gestisce, io non lo gestisco questo sito, è lui. Perciò avete capito che trovate tutto quello che cercate. Bene, Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo veniamo a te per portare tutti i nostri difetti, Padre, attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie che oggi ci hai dato questa pace, questa gioia nel poter leggere la tua parola. Signore, sai veramente quando abbiamo lottato, ma ringraziando a te, Padre, tu ci hai dato vittoria. Il nemico non ha prevalato su di noi e neanche supererà la soglia, perché tu ci dai una sicurezza. Grazie, Padre. Grazie ancora per i miei amici, i miei fratelli, sorelle che mi hanno aiutato come gestori. Signore, grazie ancora a tutti e grazie Padre per quello che tu hai fatto a Fortunato, che l'hai aiutato in tutti i sensi e
e che si sente meglio. Padre, ti prego ancora, aiuta sua moglie, che anche sua moglie, padre, ha avuto problemi per motivo che ha visto suo marito così malandato e anche lei si è disprezzata un pochettino, padre. Consola anche sua moglie, padre, la moglie di Fortunato, signore, e soprattutto tutta la famiglia, padre. Ti ringrazio per questo, ancora consola tutti i miei gestori, ancora Yeshuan, ancora Margherita, ancora tutti i nuovi gestori che ho fatto oggi, Signore, e ancora quelli che sono usciti, Signore, a un motivo e l'altro, Signore, sai, Signore, che veramente vogliamo fare la Tua volontà, Padre. Grazie per ogni cosa, Padre, e ancora grazie, e ancora per quella live che faremo questa sera dalle 7 in poi, Padre. Fai che possiamo essere più liberi, che non ci siano più tensioni, difficoltà, Padre, che tutte le persone che entrano possono lodarti e benedirti. Ti ringraziamo, Padre, per questa gioia misericordiosa. Grazie, Padre, ancora per me, per ultimo, donami anche pace a me, Padre, ai miei figli, mia moglie, ancora il mio genero, mia nuora, Signore, e ancora i miei nipotini, Signore. Grazie, Signore. Ancora i miei fratelli e sorelle, sia in carne che in spirito, Signore. Benedici tutti quanti, Signore, e soprattutto i miei amici e i miei nemici, con tale e uguale amore e rispetto. Ancora quelli che ti hanno bestemmiato, Padre, che possono anche loro salvarsi, sia i nemici e quelli che ti hanno bestemmiato, Signore, che possono dire Abba Padre anche loro. Grazie Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cara la grazia. Alleluia. Allora ci vediamo più tardo. Sì. Ciao a tutti, a più tardi, dalle 7 in poi. Gloria a Dio, alleluia. C'è la sorella Lella Chiarelli. Dio ti benedica, Lelli, Chiarelli, che il Signore sia con te, con la tua famiglia e con i tuoi figli. Non dimentico te, che la pace sia con te, Lella, nell'amore e nella grazia di Dio e Gesù. Amen. Ci vediamo più tardi. Se vuoi chiamarmi, Lella, puoi chiamarmi. Ok? Ciao. Ok, Lucia, quando vuoi chiamami. Va bene? Ciao a tutti.